Anche questa settimana volge al termine ed eccoci qui con una nuova puntata di ultime notizie sul Superbonus 110%. Due giorni fa il Senato ha approvato definitivamente la legge di conversione del decreto legge 77-2021, noto come semplificazioni bis. Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro la giornata di oggi e appena potremo leggerne la versione definitiva, dedicherò un video a mostrarvi gli aspetti più importanti. Ma due giorni fa c'è stata un'altra importante novità. In qualche precedente video vi avevo accennato che il decreto semplificazioni bis poteva portare effetti reali su Superbonus solo con una modulistica unificata per tutta la nazione. Bene, pare che sia arrivato quel momento. Infatti due giorni fa l'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha pubblicato un quaderno contenente linee guida e istruzioni tecniche sulla nuova CILA da utilizzare con i progetti di Superbonus. Segui questo video fino in fondo e scoprirai di cosa si tratta e cosa cambia per chi sta avviando il suo progetto di Superbonus. Prima di salutarci ti darò anche qualche suggerimento pratico su come puoi muoverti alla luce di queste novità, indicandoti anche le conseguenze di agire in un modo o nell'altro. Ma non perdiamo tempo, se ti va metti un bel like e partiamo. Ciao, sono l'ingegner Marcello Conti e oggi voglio parlarti della novità che semplificherà realmente l'applicazione del Superbonus. Per mostrarti nel dettaglio in cosa consiste questa semplificazione, mi farò supportare dal nuovo quaderno, pubblicato il 28 luglio, quindi appena due giorni fa, dall'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, intitolato Il Superbonus Edilizio al 110%, il modello CILA a seguito del Decreto Legge 77-2021. Già nella premessa del quaderno si ricorda che il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede interventi di semplificazione per l'edilizia e l'urbanistica con lo scopo di rimuovere gli ostacoli burocratici all'utilizzo del Superbonus 110% e ci ricorda anche i principali ostacoli incontrati finora da Superbonus, soprattutto la necessità di attestare la conformità edilizia dei fabbricati, tema ancora più complesso negli edifici più datati per i quali magari è impossibile recuperare documentazione negli archivi comunali. Il quaderno si compone di 4 parti e ci permette di ripercorrere quello che è successo in questi mesi e capire gli effetti pratici delle ultime novità. Nel primo capitolo troviamo un riepilogo del quadro normativo sul Superbonus. Nel secondo entriamo nel vivo delle misure di semplificazione introdotte dal decreto 77. Al terzo capitolo si parla del nuovo modello CILA per il Superbonus e infine ci viene presentata la nuova modulistica CILA. Vediamo brevemente di cosa si tratta. Il 31 maggio 2021 esce il decreto numero 77-2021, noto come semplificazione bis, che col suo articolo 33 sostituisce il comma 13-ter dell'articolo 119 del decreto rilancio. Nella legge di conversione del decreto 77, approvata definitivamente dal Senato due giorni fa, appare anche il comma 33 bis che modifica ancora il testo del comma 13 ter. Il nuovo testo del 13 ter, così modificato, porta queste importanti novità. Gli interventi di Superbonus, tranne quelli di demolizione e ricostruzione, sono classificati come manutenzione straordinaria e realizzabili mediante una speciale CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata. In questa CILA occorre riportare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure ancora si dovrà dichiarare che la costruzione dell'immobile è stata completata in data antecedente al 1 settembre 67. Smette di essere obbligatoria l'attestazione dello stato legittimo ai sensi dell'articolo 9 bis del DPR 380-2001, il noto testo unico dell'edilizia, principale ostacolo degli iter burocratici Superbonus. Per gli interventi Superbonus normalmente classificati come edilizia libera, il riferimento all'articolo 6 sempre del testo unico edilizia, non occorre allegare alla nuova CILA elaborati grafici. Appena introdotte queste modifiche normative, ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, UPI, Unione delle Province Italiane, Conferenza delle Regioni e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno lavorato duramente per predisporre un nuovo modello di CILA da usare solo per i lavori di Superbonus. Il senso di predisporre una nuova modulistica è naturalmente quello di evitare ai tecnici comunali di confondere le due procedure. L'approvazione del nuovo modello in conferenza unificata, inizialmente previsto per ieri, 29 luglio, arriverà invece a inizio settimana prossima, ma tutto è ormai deciso, per cui non ci attendiamo sorprese dell'ultima ora. La nuova modulistica entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica. Quello che abbiamo visto finora significa che i tecnici possono disinteressarsi completamente della presenza di abusi nelle case dei loro clienti? Beh, come detto in precedenti video, non è così semplice. Per sintetizzare posso dirti questo. La normalità è che i nostri edifici possiedano lo stato legittimo, cioè che siano stati inizialmente realizzati e poi modificati nel tempo sulla base di permessi ottenuti
minuti dal comune di riferimento. Il fatto che questo spesso non succede nel mondo reale non giustifica chi ha edifici con abusi o difformità. Il Parlamento con queste modifiche normative ha spianato la strada al superbonus, separando completamente aspetti fiscali e aspetti di conformità edilizia e urbanistica. Questo significa che se operi su un edificio con difformità, non ti chiederanno indietro i soldi del superbonus, a meno che i tuoi tecnici non presentino affatto la CILA, oppure vengano realizzati lavori diversi da quelli previsti nella CILA e in altri pochissimi casi, due per la precisione. Ma gli uffici tecnici comunali non potranno far finta di non vedere se la CILA rappresenterà graficamente un abuso edilizio, col rischio delle pesanti conseguenze che ti dirò fra qualche minuto. Allora, come devi muoverti se hai abusi a casa? Mi vengono in mente tre possibilità. La scelta ottimale è rivolgerti a un bravo urbanista che ti supporti nel sanare questi abusi prima di iniziare i lavori di superbonus. Una seconda alternativa, sempre praticabile, è verificare la fattibilità della sanatoria, magari iniziare i lavori di superbonus e nel frattempo portare avanti la pratica, ottenendo la concessione in sanatoria prima di un eventuale sopralluogo del comune. C'è poi una terza opzione che ti riporto solo per completezza, dato che non la condivido in quanto molto rischiosa. Potresti avviare i lavori di superbonus nonostante la presenza di abusi, magari perché non sono sanabili. E so che qualcuno, anzi più di uno, si muoverà in tal senso. Potresti confidare nell'inerzia del tuo comune, magari sommerso da migliaia di pratiche di superbonus, ma non è una buona idea perché potresti essere tra i fortunati a essere verificato e questo ti porterà queste pesanti conseguenze. Il comune dovrà sospenderti i lavori, ordinarti di eliminare gli abusi, quindi quelli passati, ma anche quelli nuovi, perché ti ricordo che operare su un edificio con abusi è esso stesso ripetere il reato di abuso edilizio, infine sanzionarti economicamente. Quindi pensaci bene prima di intraprendere questo percorso ripido e tortuoso. Bene, come sempre spero di esserti stato utile nel mostrarti queste novità. Se ti è piaciuto questo video metti like e scrivimi in un commento cosa ne pensi o se hai bisogno di ulteriori chiarimenti. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, clicca sulla campanella per essere aggiornato quando pubblico un nuovo video e seguimi anche su pagina e gruppo Facebook Ingegner Marcello Conto. Se vuoi scoprire come accedere e sfruttare al massimo il superbono 110%, guarda il webinar che ho preparato per te. Trovi tutti i link in descrizione. Un caro abbraccio e a presto!